La sfida di un gruppo di amici portata al Nürburgring, quello che probabilmente è il circuito più impegnativo del mondo al volante di una Ferrari 458 Italia. Un solo giro in quello che è chiamato l'Inferno Verde con l'obiettivo di scendere sotto gli 8 minuti. La storia di questa avventura è raccontata nel libro di Fabio Barone Sotto gli 8 minuti, Viaggio nell'Inferno Verde, edito da BN con la prefazione di René Arnoux. Il volume è stato presentato dall'autore, presidente del Ferrari Club Passione Rossa, al Billions di Via di Sette Bagni. Allora, è stata sicuramente un'avventura incredibile, è un anno di lavoro che ha spinto me e il mio gruppo ad affrontare questa avventura durata meno di 8 minuti. Abbiamo fatto un giro secco al Nürburgring sul vecchio Nashville, sono 21 km. E lo abbiamo chiuso in 7 minuti e 54, quindi è stato un premio per il lavoro svolto da me e dal mio gruppo, un'avventura incredibile di cui siamo veramente soddisfatti. E tutte le mie emozioni soprattutto sono raccontate in questo diario, che è questo libro, edito da BN, ed è un sunto di questo anno vissuto in maniera incredibile in Germania, fra la Germania e le piste di Magione, dove facevamo i test. E il libro è venuto da sé la notte, quando si stava su in Germania, magari sono quelle notti insonne, uno prendevo il notebook e cominciavo a scrivere, ed è venuto sinceramente tutto da solo.